Ciao a tutti! Io sono Sonia, per chi non mi conosce e questo video è un po' diverso da quelli che faccio di solito, ma eh, prossimamente conto di farne molti di, questo, di questa tipologia. Come potete vedere, non ho solo mangiato tanto, ma sono in dolce attesa. Sono quasi nell'ottavo mese, anzi, molto probabilmente quando vedrete questo video sarò già entrata nell'ottavo mese e volevo farvi vedere un po' di acquisti che ho fatto. Questi qua sono ufficialmente i primi acquisti: si, sì, lo so, eh, è un po' tardi. Ci siamo svegliati tardi. Ma se vi dicessi che ancora non sappiamo il nome, so. questa è un'altra storia, allora direi di iniziare. Faccio una piccola premessa, appunto, per chi non mi, effettivamente non mi conosce. Io ho già un bambino di tre anni e questo qua sarà il secondo maschietto ad arrivare. Il primo è nato. Il 9 febbraio, e quindi praticamente non abbiamo potuto recuperare niente, o comunque quasi niente, mano a mano che cambiavo i vestiti del primo figlio e eh, li dividevo in base alla stagione e all'età, in prospettiva appunto di riutilizzarli un domani, avessimo avuto un maschietto. Comunque, eh, i primi mesi, nel primo anno, tendevo a usare molto cose neutre, quindi le avrei comunque riutilizzate. Se fosse stata una femmina, ma eh, essendo appunto nato a febbraio il primo e nascerà praticamente inizio luglio, fine giugno, il secondo eh, solo i body possiamo riutilizzare perché poi tutto il resto è troppo pesante. Direi di iniziare subito. Vi faccio vedere che cosa. Ho preso come prima cosa che vi voglio fare vedere è il primo vestitino che abbiamo intenzione effettivamente di mettergli. Guardate quanto è carino! Questo vi farò, magari, comparire una foto qui accanto e. Il vestidino praticamente è quasi identico al primo vestidino che abbiamo messo a Leonardo, che però era in versione appunto lunga. Questa invece è un pagliaccetto più leggero che può mettere in estate, diciamo. Ora però in ospedale, come molti di voi magari sapranno, in base alla stagione in cui ci troviamo, mettono i condizionatori a palla <ride> che sia se estate o inverno, loro vanno a mettere l'opposto. Quindi in estate dovremmo andare con i, i, I piumoni <ride> e in inverno dovremo andare in costume. Quindi nella possibilità che questo effettivamente sia corto e vogliono qualcos'altro, noi abbiamo preso, che ancora non ho, quindi vedrò magari o di aggiungerli a fine di questo video, quindi se dovessi cambiare outfit o magari angolazione della ripresa, è perché appunto eh, metterò delle clip poi aggiuntive, ma man mano che mi arrivano gli altri prodotti io le andrò ad aggiungere a questo video. Comunque in ogni caso abbiamo preso dei cardigan per far sì di utilizzare anche le cose magari eh, smanicate e cardigan comunque di un cotone leggero però per essere un po più coperto e devo ancora cercare delle ghettine tipo dei leggings molto leggerini senza piedini ora in ogni caso appunto abbiamo preso questa variante come primo vestitino che ha il pantalone lungo è un body, semplicemente con questa applicazione carina così del, del gilet e il pavion E da mettere anche il cardigan. Così abbiamo anche una variante lunga se dovesse esserci freddo. Tra l'altro, ragazzi, questa <ride> mi sono dimenticata di dire una cosa all'inizio del video. Che questo è la seconda volta che giro questo video. Nel primo avevo proprio sconfezionato insieme a voi tutti i vestitini e effettivamente non li avevo mai visti, li vedevo per la prima volta con voi. Ma siccome sto usando un microfono nuovo, che tra l'altro ho il terrore che non stia registrando, la prima volta non ha registrato. Quindi... Che bello. Spero <ride> che adesso si senta. Anzi, fatemi sapere per i vecchi iscritti che hanno già sentito anche un altro microfono che avevo comprato qualche settimana fa che però non mi era piaciuto completamente come si sentiva, fatemi sapere se notate differenza in positivo e in negativo con questo, perché questo è costato quattro volte tanto quello che ho rimandato indietro perché si sentiva male. Speriamo che questo vada meglio. Allora, questi qua sono tre body tema Marvel, il primo è di Hulk, il secondo è di Capitan America e il terzo è di Spider-Man, questi quali abbiamo presi da, da Primark, praticamente prima ancora di sapere se fosse maschio o femmina e abbiamo preso anche due vestitini da femmina di Minnie, perché volevamo, essere, volevamo avere quel piacere di comprare noi la prima cosa di nostro figlio. Come anche è stato di Leonardo. E quindi, siccome già vedevamo molte persone pronte, là palpitanti per voler comprare cose, abbiamo detto: vabbè, fermi tutti, <ride> cioè, non fermi tutti, andiamo, compriamo qualcosa così almeno potremmo dire un giorno: così qua sono le prime cosine che ti abbiamo preso. <ride> e quindi abbiamo preso quelle cosine. Abbiamo preso anche questo Guardate, questa. Ah, e non vi ho detto, scusatemi, questo qui l'abbiamo preso da eh, Suzalando e questi bodini che vi ho fatto vedere ora li abbiamo presi da Primark e le cose, ora mano a mano ve le dirò, cercherò di non dimenticarmele, queste cose e altre che vedrete le abbiamo prese da H&M, questo l'abbiamo preso alla Prenatal. Che carino ragazzi, mamma mia quanto sono piccoli, non sono più abituata. Certo, perché adesso eh, mio figlio più grande ha tre anni, quindi è un bel patatone. <ride> Questa pure dalla Prenatal e la scelta Leonardo per il suo fratellino. Poi fatemi sapere anche se vi dovesse interessare per i prossimi video eh, i prezzi. Io ora come ora non, non ho niente a portata di mano, quindi eh, non ve li posso dire precisamente. Però in caso per i video successivi fatemi sapere. Questo pagliaccetto che già potrò mettere a settembre perché questo già è 62 cm 3-6 mesi però non c'era la misura più piccola ma siccome era appunto con i supereroi come non prenderla? Qua questa casa è invasa dai supereroi, ragazzi. Questo qui, guardate, ma non è troppo carino. Questo qua è un regalo eh, alla chicco. L'hanno preso. Questa eh, l'abbiamo presa sempre da HM, salopettina morbida, tutta di tessuto. Quindi non è rigida, magari come la salopette di jeans, che magari, non lo so, un po' di paura che sia scomoda. Però. L'abbiamo presa. Se, eventualmente, vediamo che dovesse dare fastidio, non la metteremo. Questa, invece, è totalmente in tessuto. Che poi, non abbiamo preso tantissime cose. Mm, vedrete, abbiamo preso queste cose giustamente per l'euforia anche del, di comprare qualcosa. Errore che, però, non farò più, dato che è il secondo. In estate, cercheremo di non comprare troppi vestiti perché, mm, per chi non lo sapesse, io abito in Sicilia e qui fa veramente caldo e quindi la maggior parte del tempo starà un pannolino o massimo un body, quindi sarebbero vestiti comunque spregati. Questo qua è sempre in tessuto e questi sempre questo h&m che poi tra l'altro sono spezzati, la maggior parte sono spezzati, magliettina e pantaloncino, quindi comunque le magliettine possiamo riutilizzarle anche con altre cose. Appunto, con i leggings che vi dicevo prima, con le ghettine. Abbiamo fatto quest'ordine di cosine più particolari perché, appunto, volevamo delle cose più, più carine, come i primi vestitini per l'ospedale o magari qualcosa di. Ma poi a casa starà comodo, nudo <ride> o in, in, con i pagliaccetti. Bellino, sempre col papion Guardate quanto è carino, ragazzi. Mamma mia, quanto sono piccoli. E, e niente, poi abbigliamento. Body, body a canottiere, ecco, questo sarà il suo stile di vita per i primi tre mesi di vita, dato che nascerà fine giugno. Il termine è il 4 luglio. Però io non so perché, mi sento che nascerà o il 24, il 28 o il 30 giugno. Non lo so perché. Mi sento questi tre numeri, dei calzini così semplici tintunita. e tintunita. Scusate, ho avuto un'interruzione quindi non mi ricordo più che cosa stavo dicendo. Mm, credo che fossimo arrivati ai calzini. Questi qua sono stati regalati dalla nonna. In realtà ce n'era un al terzo, ma. Sono in una busta di là perché ho appunto raccolto tutte le cosine che potevo o pensavo potessero servire eh, dal, da Leonardo, tipo i body che devo tutto lavare. E quindi sono in questo sacchetto che devo lavare e li ho dispersi là dentro. Quindi c'era un terzo paio di calzini. Queste scarpette che sono state regalate, che tra l'altro non lo so se entreranno, io ne ho dei dubbi perché? non perché eh, cioè, i bambini normalmente quando nascono hanno dei piedini piccoli normalmente i bambini che non sono i miei figli <ride> mio figlio aveva dei piedi li ha presi dalla mamma tutti cicciotti come le mani <ride> Quindi vedremo, punto interrogativo, scopriremo se i piedini del mio primo figlio allora non gli entrano. Ma non in grandezza, perché i piedini comunque sono piccoli. Ah, cioè, ma pure con me avevo questo problema da piccolo, mi diceva mia mamma. E abbiamo il, la pianta del piede, è bella, grossa cicciotta, e quindi le scarpe normali che non siano molto elasticizzate o a strappo non entrano in questo modo Cioè adesso sì mi entrano, poi mi è cresciuto un pochino, si è leggermente snellito. <ride> ma quando eravamo piccoli avevamo questi problemi ma tuttora mio figlio deve portare le scarpe quelle a strappo perché se no se non ho quella possibilità di regolare con i due strappi non gli entrano le scarpe come abbigliamento ho finito ma ho preso anche tre cosine vi faccio vedere prima quelle inerenti sempre al passeggino questi ganci che praticamente si attaccano nel passeggino sul manubrio e servono andare a portare delle buste e magari che ne so se dovessi andare da sola al supermercato con il bambino e magari ho il passeggino o me lo metto in fascia oppure se ho il passeggino non ho la possibilità di prendere il carrello quindi mettendo queste, questi ganci ho la possibilità di attaccare le buste qui le borse insomma e quindi eh, secondo me è comodo lo scopriremo questo e sempre per il passeggino si attacca sempre nel manubrio per avere a portata di mano tutte le cose eh, cellulare bottigliette d'acqua fazzolettini salvettine in e eh, cose del genere cioè, secondo me è eh. Ottimo, cioè l'avessi scoperto prima lo prendevo anche quando ne avevo solamente Leonardo. E questo, infine, è un beauty. Io ne avevo già uno, solo che non aveva una caratteristica che è a questo, che adesso vi faccio vedere. Non so se a voi è mai capitato di essere o sia magari in albergo, o sia in un posto che c'è un bagno pubblico, che ne so, il campeggio, o in ospedale, eh, quando è stato che ho partorito, o in altre circostanze. Comunque e magari l'ambiente non è proprio Pulitissimo, cioè, io sono un tipo che si adatta, però sempre nei limiti, ecco, quindi ci sono delle determinate situazioni che mi facevano un po' impressione. Diciamo così, appoggiare il mio beauty sul, sul lavandino sporco o su... non sapere dove metterlo, dove lo mettere a terra. Ecco, non era una cosa molto simpatica. Quindi, questo è un normale beauty ma semplicemente ha questo gancio in alto che ti permette di poterlo attaccare. Che sia magari anche nel termosifone. Io ho pensato, o la maniglia della porta o la maniglia della finestra: no, che non tocca con il lavandino tutto bagnato e cose del genere. Quindi, è un beauty normale con molte tasche all'interno, un, do un doppio scomparto con la cerniera e secondo me. Secondo me è mh, utile, il mio ce l'avevo tra l'altro da tanti anni, un pochino rovinato, quindi ho, ho pensato di sostituirlo con questo che ha questo gancio. Vi farò sapere se ne è valta la pena successivamente. Ok, il video è finito qua, sicuramente appunto come ho detto all'inizio è una tipologia di video differenti, capisco? che il target dei miei iscritti è un pochino più piccolo, ma spero ancora adesso che sono all'inizio del canale, di riuscire ad ampliare e cambiare un pochino il target. Mi piacerebbe comunque portare sempre giochi, perché quello fa parte della mia vita. A me eh, piace giocare, se riesco ad avere del tempo libero giustamente. Cerco sempre di ritagliarmelo, mi impegnerò per continuare a farlo. Capirete bene che però con due bambini Devo un attimino riequilibrare tutte le cose, riorganizzare le cose e i tempi. Quindi sicuramente ci saranno molti di più di questo genere di video sul canale, ma continueremo anche con i giochi. Quindi chissà, magari ci sarà qualche iscritto come me che ama sia prendersi cura della casa, della famiglia, ma anche di giocare. Perché ragazzi, questo è tutto un pacchetto. Cioè non è che dobbiamo escludere una cosa per poterne fare un'altra, giusto? fatemi sapere che cosa ne pensate sotto nei commenti quindi mi raccomando mi piace se questo video vi è piaciuto e se volete sostenermi e supportarmi mi sta tirando calci scusate mi raccomando iscriviti se ancora non l'hai fatto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao